Buongiorno e ben ritrovati anche in questa giornata. Faremo ancora una sessione per principianti, quindi esercizi globali che servono per tutto il corpo, per tutti in realtà, ma anche per chi non è tanto abituato, diciamo, all'attività fisica. Anche se sei un camminatore, una persona che magari fa attività dinamica, sono però esercizi molto diversi rispetto soltanto alla camminata perché mobilizzano le articolazioni in profondità e quindi in realtà dovremmo sempre dare spazio alle nostre articolazioni perché pian piano col tempo e con la vita si logorano un pochino, quindi è importante lubrificarle con movimenti lenti e consapevoli che è proprio provato che aiutano a rilubrificare meglio le nostre articolazioni, a produrre un po' più di liquido sinoviale, quindi il liquido fra le articolazioni che le fa scorrere meglio. Adesso quindi sei nella posizione e appunto abbiamo parlato di camminata, la camminata si può fare anche da fermi, l'importante è percepire sempre l'energia che parte dall'addome, quindi la forza dall'addome, lasciando le braccia rilassate, prova a fare una piccola marcia sul posto. La marcia sul posto, anche quando abbiamo freddo o siamo magari un po' irrigiditi, può servire per rimettere in circolo un pochino di forza, di vitalità. Puoi cambiare il tuo ritmo, farla un po' più veloce, un po' più lenta, l'importante è che senti consapevolmente l'appoggio dei piedi e soprattutto non creare tensione nella parte alta, quindi lascia proprio le braccia rilasciate. Se ti viene da coordinare male o da fare delle robe tipo così, cerca di ritornare nella tua presenza qui e ora, di lasciare semplicemente rilassate le braccia, eventualmente se vuoi puoi fare i movimenti vicino a uno specchio in modo da essere un pochino più autoconsapevole del tuo corpo. Ovviamente pian piano è importante abituarsi a fare senza gli specchi e a cercare di ascoltarsi all'interno. Dopo un po' di marcia sul posto dovresti già essere abbastanza caldo, riscaldato, e quindi da questa posizione ti lasci ritornare con le braccia morbide nella cosiddetta posizione della montagna, la posizione stabile in piedi, con i piedi paralleli, quindi non stare coi piedi a papera, ma cerca di tenerli proprio belli pari come i binari di un treno e cerca di percepire il tuo coccige che oscilla un pochino. E da questa posizione, andando a radicare il tuo coccige, andiamo a fare un movimento un pochino diverso, ce lo spostiamo appena un po' di lato, poi ritorniamo al centro, espirando lo radichiamo e lo spostiamo un po' dall'altro lato. Se non ti viene tanto lo spostamento laterale, non ti preoccupare, piano piano con l'ascolto, con la pratica ti verrà. Quindi importante è percepire comunque l'addome, la retroversione del bacino e se ti viene anche lo spostamento laterale. Mentre da qua percepisci anche la cima della testa che ti allunga sempre al cielo. E da questa posizione, mentre il coccige si sposta da un lato, scendi un pochettino col busto dall'altro lato. L'importante è non collassare, quindi cerca di mantenere la tua schiena allungata. È sempre un esercizio dell'addome, compresi i muscoli obliqui, quindi la fascia più laterale. Adesso, per percepire un po' meglio questo lavoro anche sull'addome ma senza comprimere la zona lombare, prova ad aprire la tua spalla e mentre sposti il coccige dal lato destro allunghi anche il braccio destro in alto prima di scendere dall'altro lato. Quindi prima inspira, sposta il coccige, allungati, espirando scendi di lato, inspira ed espirando ritorna giù, in, come con lo sguardo a guardare le dita della tua mano che salgono e che scendono, sposta il bacino, allunga il braccio, prima allungati e mantenendo l'allungamento scendi di lato, risali, abbassa sempre la spalla e scendi. Inspira, espira. Ovviamente per fare questo movimento devi coordinare varie parti del tuo corpo, quindi focalizzati molto su tutte quelle parti che pian piano riuscirai ad assemblare insieme.
Magari non subito, ma non ti preoccupare. Allenati proprio ad ascoltare ogni sensazione del tuo corpo. E ancora una volta, da un lato e dall'altro. Facendo sempre ampi respiri. E ora da qua sciogli con piccoli movimenti di assestamento anche le tue mani, anche le dita delle mani. Cerca proprio di aprirle e di richiuderle bene, una volta col pollice all'interno, una volta all'esterno. Cioè senti proprio anche le articolazioni delle dita delle mani che si muovono, che anche loro vanno mosse un pochino. E poi scuoti un po' i tuoi polsi, ritorna nella posizione e vai a chiudere le tue gambe, sempre focalizzandoti sull'addome che rientra un po', scivola un pochino indietro, fai un piccolo passo, anche non troppo, anche piccolino, perché questa è già una posizione di equilibrio, in un piccolo affondo. L'affondo significa piegare le gambe verso la terra, sostenendo il tallone verso l'alto, quindi allineando tutte le articolazioni, e poi, mantenendo il peso sulla gamba davanti, ritornare al centro. E quindi con l'altra gamba fai un piccolo passettino, scendi un pochino verso il basso ed espirando ritorni al centro. Inspirando scendi, se sei su un tappetino che magari è un po' alto, ovviamente la posizione è un po' più instabile, quindi puoi farla direttamente sul pavimento, quindi, oppure su un tappetino proprio di quelli bassi, che è un pochino più adatto per le pose di equilibrio. E anche qua ricorda di non piegarti sulla schiena, quindi di mantenere sempre la schiena allungata verso il cielo e, come idea, la cima della testa con un filo che tira verso l'alto. Soffia quando risali, inspira quando scendi nell'affondo. Ovviamente chi è un po' più pratico, un po' più allenato, può fare il passo un po' più lungo e scendere un po' di più, ma senza mai superare il tuo punto limite. Quindi ascoltati molto bene. Non esagerare mai. Senti i tuoi muscoli che lavorano. Se fai la posizione lentamente, li sentirai anche se la fai piccola. L'importante è sempre percepire le proprie articolazioni, quindi non è importante la quantità di sforzo, ma la percezione profonda. In questo modo andremo a sciogliere tante tensioni. Ancora una volta, da una parte e dall'altra. Fino da qua a portare indietro una gamba e questa volta distenderla bene appoggiando il tallone a terra. In questo modo attivi il quadricipite e allunghi il polpaccio, ma allunghi anche lo psoas, che è un muscolo che dalla coscia connette al bacino e si articola nella zona lombare. Quindi è importante che sia forte ma anche allungato. In questo modo quindi premi sempre un po' all'interno l'ombelico in modo da sentire bene l'allungamento di questa parte, oltre che del polpaccio. Respira, non collassare con la testa, mantieni le spalle abbassate. Se vuoi, puoi portare le braccia in alto nella posizione del guerriero, fino a ritornare, portando sempre il peso sulla gamba davanti come nell'affondo. Ritorni. Sposta il peso sull'altro piede, fai un passo indietro. Ovviamente se non senti allungare abbastanza i tuoi muscoli, puoi allungare un po' il passo oppure puoi accorciarlo un po' se la senti troppo intensa. Quindi regolati sempre in base alle tue possibilità. Premi bene indietro col quadricipite e senti l'allungamento dello psoas, quel famoso muscolo lì della coscia. Quindi l'addome che rientra un pochino, respira, stai. Se vuoi, braccia nel guerriero. Alla fine,
Ritorni, sollevi ancora il tallone, peso bene sulla gamba davanti e ritorni nella posizione in piedi, puoi scuotere un po' sia i polsi che le caviglie e tutto il tuo corpo. Fare un bel respirone profondo e così prepararti ad affrontare il resto di questa meravigliosa giornata.